Ma d'altronde lo vediamo, la volontà di imporre la propria caratteristica sulla società, sulla cultura, l'abbiamo in ogni momento. Se noi andiamo a vedere ad esempio il nuovo pericoloso terrorista che si aggira per l'Italia in questo periodo, che sia un terrorista terrificante, Babbo Natale. Sì, la Chiesa Cattolica è partita con un termine di definire crociata è poco. Cioè, se voi pensate che c'è stata una polemica appunto in provincia di Treviso in cui un prete ha usato il pulpito, ma l'ha fatto anche Maggiolini a Como, contro Babbo Natale, e ha dichiarato che Babbo Natale non esiste. Sì, perché abbiamo una certezza storica che esista Gesù Cristo. È stato licenziato un insegnante in Inghilterra perché ha detto ai suoi allievi, o negli Stati Uniti, mi ricordo, che Babbo Natale non esiste. Allora, siccome sicuramente questo terrorista di Babbo Natale l'ha minacciato, il vescovo di Vittorio Veneto è andato di persona all'interno di questa parrocchia ad abbracciare, di portargli la solidarietà a questo prete, perché gli abitanti avevano detto che non doveva comportarsi così, che non doveva avere questo comportamento. Bene, pensate che la Chiesa Cattolica arriva al punto di considerare un pericolo per la nostra cultura il Babbo Natale. E quando un prete, qualcuno gli dice, ma il Babbo Natale è un qualcosa che appartiene alla tradizione, poi che sia stata alterata, modificata, spostata da altre cose, non è importante, però rappresenta un archetipo, il vescovo corre subito a sostenerlo, ad abbracciarlo pubblicamente e riconoscere che ha diritto. E di fronte a questa polemica, questo terrorista che è Babbo Natale, finalmente qualcuno si è anche arrabbiato. E allora è uscito sul Corriere del Veneto un editoriale, il Corriere del Veneto è il dorsale del Corriere della Sera, in cui si parla di Babbo Natale e la Chiesa, e dice che i toni usati dalla Chiesa veneta contro Babbo Natale hanno toni cupi e vagamente integralisti. Vagamente? Sì, ma dobbiamo essere buoni. Okay, okay. Allora, bisogna essere buoni. Però a un certo punto si vede che l'articolista si è arrabbiato e dice: è il momento di ricordare che il cristianesimo è diventato di fatto minoranza in questa regione, la famosa Sacrestia d'Italia. Allora, come vedete, anche persone che non sono certo pagane o che non hanno una fede religiosa si rendono conto che questi toni da crociata, perché dice, ma perché si deve perdere tempo a fare delle crociate contro Babbo Natale? Cioè, nel senso che, e a un certo punto Giovanni dice, è il momento di ricordare che il cristianesimo, non la Chiesa Cattolica, il cattolicesimo, è il momento di ricordare che il cristianesimo è diventato di fatto minoranza in questa regione, la famosa Sacrestia d'Italia. Prima pagina del Corriere del Veneto. Che giorno? Questo è del Corriere del Veneto, domenica 3 dicembre 2006. Ora, cosa volete fare? Qualcuno dice non c'è più religione, qualcuno dice era ora, solo bisognerebbe che si accorgessero anche stati, no? Prima che facessero dei guai a livello sociale, a livello proprio delle persone. Beh, sai, posso parlare di un libro che stanno a parlare dell'ismo. Sì, dai, dimmi. Allora, io ringrazio anche l'Opus Dei, va bene. No, io ringrazio l'ascoltatore che me l'ha segnato, perché non mi era sfuggito il libro, però merita ed è anche divertente su certi aspetti, anche curioso. Allora, voi ricordate che noi abbiamo parlato diverse volte del fatto successo a Brescia, in cui vari operatori, vari sacerdoti sono stati arrestati per pedofilia, sono stati incarcerati, e ci sono state delle manifestazioni dei cattolici davanti appunto al carcere per difendere questi. Logicamente questa lotta si è avuta solo quando i cattolici sono andati a manifestare, perché i fatti prima sono stati sempre cancellati, sottaciuti, non si è parlato, non si sa come si sia finita. Tra l'altro la cosa riguardava non un bambino ma diversi bambini, e diceva appunto questo è successo a Brescia, e soltanto appunto perché i cattolici hanno protestato si è saputo. È uscito un libretto interessante di Enrico Oliari, si chiama L'uomo delinquente, scandali e delitti gay dall'unità a Giolitti, ed è un escursus abbastanza veloce con parecchi casi, e parte anche dal discorso di dunque Corzano 1863, Don Picinotti amava i contadini. Allora andiamo a leggersi. Allora, questo paese, stranamente, dov'è questo paese? Questo è un paesino in provincia di Brescia. Nel 1863
si vede che proprio buon sangue non mente. Esatto. Sana tradizione contadina. Allora, leggiamo un piccolo capitolo. Tra l'altro, lo studioso, non so se lo faccia apposta perché non si capisce, si domanda come mai per così tanto tempo questo sacerdote abbia potuto amare i contadini. Ma come si intendeva amare i contadini? Nel 1861, in provincia di Brescia, dove ci sono in corso processi a preti pedofili, comunque lo ricordiamo, il sacerdote, mentre passeggiava in campagna, incontrò Giuseppe Battizzi, un giovane contadino di 20 anni. Improvvisamente Don Francesco lo afferrò con violenza per la vita e, spintolo sulla riva di un campo, sfogò su di lui la propria libidine contro natura. Su di lui la propria libidine contro natura è presa dagli atti processuali. Il giovane contadino, che probabilmente vedeva nel sacerdote una temibile autorità e che quindi paventava eventuali conseguenze, non presentò immediatamente denuncia, ma pochi mesi dopo si trovò ancora una volta a dover subire in circostanze identiche l'azione del religioso, a cui nuovamente l'atto carnale contro natura. Nell'anno successivo fu la volta di un altro giovane agricoltore, Domenico Mantovani, di 20 anni. Si era recato in casa di Don Francesco per motivi di studio. Il sacerdote, che, come accennato, era anche insegnante elementare, lo aveva invitato in canonica con la scusa di impartirgli lezioni private. Tuttavia, Domenico, non appena ebbe superato la soglia della porta, venne afferrato per i fianchi, denudato, e fu costretto a partecipare all'atto sessuale. Questo succedeva nel 1863 in provincia di Brescia. 2006 a Brescia ci sono sacerdoti processati e difesi ancora tutti dai cattolici. Quelli che non hanno beccato. Dopodiché il disagio sociale, sapete da dove viene. Però io ve lo consiglio, e tra l'altro appunto questo si disse chiaramente che il ragazzo non presentò denuncia perché vedeva nel sacerdote una terribile autorità. Questa è una responsabilità anche della magistratura, in quanto nonostante il prete non sia un'autorità, la magistratura ha sempre taciuto la cosa. Non gli è mai fottuto niente, lascia che le persone immaginino. E questa è una responsabilità gravissima che la magistratura, nella violenza dei minori. Sai, poi c'è un fatto particolare, che è un fatto curioso di cronaca locale, che però dimostra anche certe volte la capacità delle persone. Io sento molte volte discutere del matrimonio tra gay, tra omosessuali che vanno a supplicare inginocchiando il prete di essere sposati. Ma vorrei ricordare un piccolo fatto che è successo a Pianezze, un piccolo comune vicino a Marostica. Un fatto che è successo nel 1902, di conseguenza lo prendo sempre appunto dall'Uomo Delinquente, che è un libro divertente e che dà anche la dimostrazione, perché sono molti casi di preti, ma questo dà la dimostrazione di cosa avviene. Tra l'altro la notizia viene ripresa da un quotidiano dell'epoca e dice: poco tempo addietro le due donne pazzamente innamorate l'una dell'altra celebrarono tra esse in chiesa il loro matrimonio, giurandosi dinanzi ad un altare fede eterna ed eterno reciproco amore. La incredibile ma vera cerimonia ebbe il suo corollario in una specie di verbale che le due stesero tra di esse apponendo la propria firma e nel quale si vincolarono ad essere sempre l'una per l'altra. Questa è presa dalla provincia di Vicenza del 28-2-1902. Allora, quanto coraggio avevano queste due donne nel 1902? Che si stabiliscono che devono avere un legame di tipo religioso, se ne vanno nella chiesa di Pianezze, perché c'è tanto che riporta la foto della chiesa di Pianezze, entrano in chiesa e tranquillamente celebrano il loro matrimonio in chiesa e senza nessun problema si fanno addirittura un verbale scritto in cui si giurano amore e si dichiarano sposate. Era, io penso che le persone che appartengono alla categoria degli omosessuali o delle lesbiche avessero forse più coraggio, più energia, perché nel 1902 che adesso. O no? Certo. Cioè, pensa a queste due donne. Vabbè, che quelle due sì. giustamente, io ve lo consiglio, cioè nel senso che veramente, anche perché è una documentazione di come noi diciamo la pratica della pedofilia, della violenza, sia, io ho citato soltanto il caso di Brescia perché è un collegamento dal punto di vista temporale con una cosa che anche c'è anche adesso. E ho usato questo fatto di Pianezza perché essendo lì vicino a Marostica, anche curioso, anche, tenete conto che poi, io ho letto questo, non ho letto tutto il libro, ho letto solo questi due capitoli, sono andato a chiedere a gente del posto se sapevano qualcosa, neanche loro avevano perso, cioè la gente anziana del posto ha perso la memoria di questo fatto, cioè si ricordavano solo i fatti di sangue connessi a questo particolare, perché poi ci fu un omicidio collegato a questo, tutto il resto,
Però questo particolare si era perso nella memoria. Pensate quanto hanno lavato per cercare di cancellare questo particolare. E perciò, se volete un libro particolare, caratteristico, che vi dà delle buone informazioni, io ve lo consiglio, si chiama L'uomo delinquente, Scandal, Delitto, de Gay, dall'unità a Giolitti. Io invece sono un po' più modesto di Francesco, mi sono preso Ferruccio Pinotti, L'Opus dei Segreta, Frusta Cilicio e Alte Finanze, per la prima volta parlano di testimoni in collaborazione con Manuela Provera e Amina Mazzali, già numerarie dell'Opus Dei, con l'atteggiamento che hanno sui bambini, come avviene la manipolazione mentale, come avviene l'addescamento delle persone, come le persone vengono legate e vengono condizionate. Per cui, non so, fate un po' voi, per fortuna qualche libro viene fuori. Questa è una casa editrice molto, molto piccola probabilmente, perché no, è della Burro, cazzo, è della Rizzoli, comunque è della Rizzoli. Pertanto, se volete vedere, e io sono convinto che ancora tutto questo è poco, però dell'Opus Dei credo che il film Codice Da Vinci ne abbia ben svelato, diciamo così, un aspetto abbastanza interessante. Ecco, insomma, che poi tra l'altro Codice Da Vinci, chi lo vuole, è in distribuzione in DVD tramite Panorama. Esatto, cioè, vabbè, facciamo un po' di pubblicità, però tramite, effettivamente facciamogli pure, cioè anche se Panorama vende qualche migliaia di copie in più, insomma, visto che li facciamo pubblicità noi, non è che ci manderei soldi, anzi. Il problema del Codice Da Vinci, cioè io vi consiglio di prendervelo. La storia è bella, cioè è una storia, un giallo, diciamo così, no? Fatto anche tutto sommato benino. Ma quello che è importante, che voi riusciate a vedere, è il simbolismo, cioè come le persone possono ingannarsi. È tutto il gioco delle cose nascoste che invece sono manifeste. Cioè, capire cosa un altro vuole dire. Cioè, l'orbe dal ventre inseminato, per esempio, che gira, cioè, che può essere immaginato un migliaio di modi diversi, riferito a Newton può essere solo la mela, perché è la mela che ha il vento inseminato e diventa un orbe quando gli cade sulla testa. Oppure traduzione dall'inglese a Pope, no? Che vuol dire un papa, che un papa sotterrò, e invece ha puntato Alexander Pope, che è quello che sotterrò Newton. Oppure anche l'idea che abbiamo dei simboli religiosi, no? Che siamo così abituati ad associare certe immagini al cristianesimo che non ci accorgiamo che invece sono molto più antiche. Cioè, questa è la particolarità, diciamo così, col film. Anche altri film fanno questo. Io mi ricordo il film Labyrinth, no? In cui la protagonista che doveva attraversare questo labirinto in realtà doveva capire ciò che gli altri dicevano, e finché non si è fermata ad ascoltare quello che dicevano, cioè a capire che gli altri dicevano delle cose che lei era inutile che lavorasse di immaginazione, doveva ascoltare quello che dicevano, ebbene non riusciva a risolvere i suoi enigmi. Per cui prendetevelo questo libro, anche perché tutto sommato avrete anche una serie di informazioni, tipo la stella a 5 punte, per esempio, che è un simbolo di Venere. Dopo, del simbolo ebraico lascia un po' perdere, perché chiaramente esistono anche le mediazioni filmate. Comunque vi dà molte informazioni, ecco. E prendendo anche le emozioni dello spettatore vi entrano queste informazioni, cioè entrano in voi. Sì, beh, il fatto stesso che la campagna che ne hanno fatto contro il Codice Da Vinci è anche indice della qualità del film, anche perché poi le persone hanno la possibilità di prendere degli spunti che possono andare a verificare o ad ampliare la loro ricerca, insomma. Se voi posso, vuoi consigliare altri due libri che per me vanno la pena. Io ne ho una quindicina di libri ne ho avuti, fra le altre cose, ma per il momento. Allora, io dico anche agli ascoltatori che se non sbaglio la data è già fissata a febbraio, avremo qui nel Veneto Laura Rangoni a presentare il suo libro La Magia dei Celti, che è un libro appunto uscito da poco, perché la prima edizione della Magia dei Celti è del 2006, perciò è uscito proprio all'inizio del 2006. Ed è un bel libretto che io ho preso, tra l'altro appunto Laura Rangoni verrà qui a febbraio a presentare appunto questo libro. E c'è una bella frase che io prendo dall'introduzione, perché sono arrivato sulla prima pagina, quando dice: noi non abbiamo bisogno di credere in qualche cosa di dogmatico, sappiamo che la natura è divina poiché ne facciamo parte.
La nostra non è una fede astratta, dato che l'immanenza del divino non ha bisogno di prove né di miracoli. E questa appunto è una frase delle prime pagine appunto di Laura Rangoni. Laura Rangoni appunto sarà qui a febbraio a presentare questo libro che si chiama La magia dei Celti, è pubblicato dalla Segnia. Io appunto ho letto soltanto le prime 15 pagine, anche perché appunto sarò presente alla presentazione del libro, poi vi daremo le coordinate e qui nel Padovano. Costa 6,50 euro, appunto merita di essere letto, di essere seguito, perché dà una... sia perché io conosco personalmente Laura Rangoni, sia perché so la qualità dell'autrice, della capacità, so che appunto sta facendo parecchie cose. E aggiungo soltanto un particolare, che siccome lei affronta il discorso pagano e celtico non certo dalla studiosa esterna, ma da quella che la vive, cioè nel senso che per me fa una bella cosa in questo libro, perché nelle prime parti parla della sua esperienza, del suo interesse, di come entrò in contatto con questo. Dice: io non sono dentro questo, nel mondo dei Celti o della Vicca o del paganesimo, perché sono una studiosa, ma perché ne faccio parte, perché ho cominciato il mio percorso. Bene, e di conseguenza vale la pena di leggerlo. Dava un piccolo particolare, lei in un suo libro scrisse una frase, dice: i cristiani hanno sempre detto che gli animali non hanno un'anima. Questa è una cosa che tutti noi sappiamo. Pensate che qualche cristiano ha scritto la casa editrice per protestare contro questa affermazione fatta da Laura Rangoni. Cioè, lei ha detto: per i cristiani gli animali non hanno un'anima, e penso che una persona che è un amico di comunità lo sa. No, lo hanno ribadito i gesuiti parecchie volte. E pur di dargli contro, hanno scritto alla casa editrice per protestare per questa sua affermazione, perché era offensiva dei valori cristiani. Eh sì. Ecco. Ma scusa, sarebbe stato offensivo dei valori cristiani dire il contrario. Sì, comunque, pensate, cioè, non perché siate smentite su cose, no, per questa sua affermazione. Comunque, io ve lo consiglio, è La magia dei Celti, e a febbraio avrete Laura Rangoni che ve lo presenterà di persona qui nel Veneto. A gennaio, poi vi darò le date, mi sembra che sia intorno al 19 di gennaio, ci sarà anche la conferenza di Federico Moro, che presenterà i suoi due libri, che sono appunto La custodia dei misteri, che è l'ultimo, e la voce della Dea, che parla appunto dell'epopea degli antichi eventi. Ma nel frattempo è uscito un altro libro che ha a che fare appunto con il corso della storia veneta, o in più generale di Reitia. È di Anna Maria Annette Ronchin, e Nel tempo della Dea è breve storia della civiltà fluviale veneta. È un bel libro che percorre un po' tutta la mitologia delle acque presente nel Veneto. È un libro propedeutico, volendo anche a questa presentazione io ve lo consiglio. E vi posso già annunciare, perché ne abbiamo discusso proprio in questi giorni più volte, che nel 2007 usciranno due libri pubblicate dagli amici di Raise Veneta, quelli che organizzano la festa dei Veneti a Cittadella, su Reitia. Perciò ci sarà anche occasione per chi vorrà approfondire le tematiche relative a Reitia, saranno questi due libri. E uno è fatto dal professor Borsetto, che l'ha anche annunciato qui in trasmissione, e uno è fatto dal nostro amico Pier Favero, appunto, che cura diversi siti, tra cui il sito della Vicca di Reitia. E perciò avremo anche una possibilità per chi vuole approfondire la storia del Veneto da una prospettiva più autentica, più originale e originaria, di conoscere meglio la Dea Reitia. Bene, Claudio. Bene, io invece questa sera alle 19 alle 20 vi parlerò della costruzione della percezione nella primissima infanzia, per cui un altro argomento un po' diverso, insomma. Diamo il via alle telefonate. Vuoi la via alle telefonate? Sì. Hai ancora 4 minuti, Francesco. Beh, insomma, dai, di solito sei un attimo 049 700 700 049 700 838, perché è tornato Francesco e allora lui ha bisogno di sentire i nostri radioascoltatori. Pronto? Ciao Ivano, ciao. Dito, Francesco, sì. Prima ti dico che Federico Moro, ho capito la voce della Dea, però non ho capito. La custode dei misteri. La custode dei misteri. La custode dei misteri. Sì, comunque è uscito ancora all'inizio del 2006. Sì, dovresti già averlo, insomma. Sì. Se no rischi di fare un doppione. Anche La magia dei Celti dovrei avere. Sì, La magia dei Celti è uscito, nell'inizio del 2006, è uscito qua. La dà come stampa marzo 2006. Sì, era un disegno. Sì, praticamente c'è un calendario in copertina. Sì. Beh, il classico colore giallo delle edizioni Segnia. Niente, naturalmente. Comunque, La magia dei Celti, non so se l'hai letto, è un libretto ben fatto. Io sono arrivato a leggere poche pagine perché avevo già un sacco di altre cose da leggere e ora sto leggendo a rate. Se pensi, te
pensi che quasi quasi mi bruciava la trasmissione, no? Perché ero in cerca di un libro che ho, che ho letto, cioè, che, cioè quando te vedi su un titolo sul giornale, bianco trove, quasi quasi saltava la trasmissione, finché non lo trovavo, c'era Le nozze di calma e armonia. Le nozze di calma e armonia di... Armonia, sì, di... Roberto Calasso. Di Calasso. Perché come è stato a recuperare quel libro che... È un bel libro, no, ma... subito appena aperto scatto lungo, insomma, vuol dire che ci sono idee proprio che mi assiste. Sì, beh, di Calasso, se chi ha, non so, tu l'hai letto quello sul tiepolo esoterico? Ivano? Ivano, ci sei ancora? Sì. Tu l'avevi preso quello di Roberto Calasso? Che sì, sai sì, che... sì, te l'ho preso. Il tiepolo esoterico. Sì, che sarebbe il rosa tiepolo, praticamente. Sì, che... rosa tiepolo, sì. Com'è come libro? Diciamo che è stato scritto anche da Camus, mi sembra, o Alvise Zorzi, mi sembra che ha scritto uno più o meno uguale. Comunque non, sono ancora al principio, comunque, non è che... No, perché è interessante quel fatto che dice che dietro le simbologie, appunto, del tiepolo ci sarebbe un insegnamento esoterico, praticamente... il fatto che utilizzi alcuni animali, tipo appunto esempio il gufo. Esatto. E assomiglia all'altro Edward King, ti ricordi? Sul Rinascimento, sul tema del Rinascimento, sempre sì, beh, ci sono diversi. Il mito nel Rinascimento. Sì. Di Edgar King, inglese. Sì, beh, c'è anche la Snyder con miti cristiani e miti pagani nel Rinascimento. C'è tutta una serie di produzioni sul Rinascimento, sul discorso dell'influenza più, diciamo, pagano, del recupero delle antiche forme pagane. Di no, come appunto non ho ancora letto questo qua, appunto, il Rosa Tiepolo di Roberto Calasso. Li prendo, vado sul sicuro, insomma, perché ha scritto sulle nuvole anche sulle... Comunque, cambiando discorso, qui c'è a Bruxelles, sul Corriere della Sera, l'Unione Europea, il gaelico, lingua ufficiale. Sì. Ritorna lingua ufficiale il gaelico. Sì, avevo visto la notizia. Se l'avevo vista la notizia, beh, gli amici che si occupano di cose celtiche saranno molto contenti di questo. Ciao ragazzi, adesso qua poche notizie. Ricordate, non so se conosci In diretta dal Golgota di Gordo Vidale. Sì, di Gordo Vidale, è un bel libretto, un bel romanzetto, vale la pena di leggere perché è molto divertente. Esatto, è introvabile comunque. Sì, anche perché hanno fatto polemiche, ve lo consideravano blasfemo quando fu tradotto in italiano e poi non è stato più ristampato, però esatto, ti dico... perché Cristo era omosessuale. No, ma no. No, proprio perché lui fa una storia romanzata della falsificazione, cioè di come è stato creato d'artificio, inventato il cristianesimo. Okay. E di conseguenza proprio, cioè lui fa, usando i testi degli Vangeli apocrifi e così via, cioè proprio dimostra di come sia stata creata, poi prende in giro San Paolo, San Pietro, le varie caratteristiche, insomma. C'è bellissima, ad esempio, la scena in cui descrive che Nerone voleva sodomizzare San Paolo, San Paolo scappa, così via. Cioè, ci sono anche delle cose che ai cattolici è andato fastidio, insomma, come San Paolo che rischiava di essere sistemato da Nerone. Un po' di tutto, insomma, è stato. Però ti dico, proprio è bella anche la parte finale, cioè nel senso, sai, c'è una battuta bellissima in diretta di Golgota, quando dice: sono vescovo, non capisco molto di religione, cioè che si potrebbe quasi applicare ancora adesso. Comunque, di Vidal ce l'ho tutti, parla di miti, parla di Minerva, parla di... Di Gori Vidal c'è il bellissimo libro su Giuliano Imperatore, non so se l'hai. Giuliano, ce l'ho quasi tutti. Comunque, se qualche scrittore lo trova, in diretta di Golgota veramente è un bel libro, anche perché lo potremmo considerare quasi un codice da Vinci, esatto, fatto proprio nella demistificazione del cristianesimo. L'ho preso stamattina in biblioteca, mi è toccato prendere in biblioteca, è in ordine, ce l'ho in ordine, comunque se arriva, speriamo. Sì, ma guarda che tanto in Italia è uscito con parecchi anni di ritardo e con enormi proteste perché era un libro costato blasfemo, insomma. Ecco, niente, dopo qua che sarei tanto da dire, comunque al suo spazio. Bene. Ciao Ivano. Sì, purtroppo ci sono dei libri che hanno un successo e che purtroppo spariscono. Sono l'Anna, posso parlare? Dimmi.
so se ti ricordi di sì, me. Sì, mi ricordo, sì, anche se è passato 10 anni mi ricordo. Bravo. Ti avevo consigliato il libro dell'Opus Dei. Sì. E da allora, ma quello non sono riuscito a trovarlo. Ho trovato questo però, sì. Oh, ed è quello che scrivo e se è quella numeraria che uscì, no? Sì, la Maria del Carmine. Esatto. Maria. Quello non l'ho trovato, però ne è uscito un altro adesso. E me lo sono comprata al mattino del libro. E ho detto, un'altra pubblicazione. Non è che ci sia molto, sul. Non ho mai trovato molto di pubblicato sull'Opus Dei. No. Cosa ne pensi del libro di quello di Vittorio Messori sull'Opus Dei? Cosa? Quello di Messori sull'Opus Dei, l'hai letto? No. Ecco, beh, Messori fa un'esaltazione dell'Opus Dei. Un'esaltazione? Sì, Messori è il teologo del Papa, no? Ah, hai ragione. Mm. No, ho letto, sai cosa? Sangue in Vaticano, che racconta la storia delle guardie svizzere. Delle guardie svizzere, vero? Sì. Raccontata dalla madre del ragazzo. Mm. Guarda, terribile. Solo a leggerlo la gente dovrebbe un po' aprire la mente, ma speravo muovesse un po', invece non fece niente, vero? No, non ho sentito. Un milione di parole non bastano per costruire un'idea. No. Poi ho scoperto anche che la Tamaro è una numeraria. È una numeraria, ragazzi! Ma anche dell'Utri è un numerario. Dai! Sì? Oh, ma mi viene da vomitare. Poi per esempio anche l'allenatore della nazionale italiana, come se Trapattoni, anche lui era un numerario, infatti fece quelle scene da esorcista durante adesso mi ricordo e fa roba fuori di testa, cioè sono pazzo per fare quelle cose. E dopo come si chiama? Sai che era un numerario anche quello che si è opposto a Lula durante le ultime elezioni in Brasile? Pure. E un'altra numeraria è stata scoperta per sbaglio, era un ministro inglese di adesso, di questo governo. Stato che potere chi ha? È scritto nel libro che loro devono aiutarsi l'uno con l'altro, no? Sì, proprio per favorire il potere dell'Opus Dei. Ma anche coprirsi dei? Eh sì, si coprono bene. Perché non ho mai sentito dire che questa gente faceva, se è la cosa è così pulita e limpida, perché non lo dice? Niente. E quel banchiere che hanno ammazzato prima, rapito, esatto, anche lui era un Opus Dei. Si era Rovati, sì, non mi ricordo. Esatto. La cosa è scandalosa solo a sentirne parlare, cioè basta leggere un libro per capire più o meno come funziona. Tu guarderai il codice da Vinci? Il codice da Vinci dà un'idea esatta dell'Opus Dei, cioè dei trammacci che fanno. Loro lo fanno in funzione di questo Graal, no? Però il tramacciare in questo modo e muovere 20 milioni di euro così come se fosse niente, è normale, capisci? Però se devo essere sincera, il film mi ha deluso, pensavo fosse più incisivo. Invece è stato un giallo, no? Eh? È un giallo. Sì, d'accordo, pensavo fosse più, proprio perché un giallo, più sincero, invece hanno mancato. Io ho visto su History Channel, sì, i Vangeli di Giuda, sì, il matrimonio tra Gesù e la Maddalena, la spiegazione del dipinto dell'Ultima Cena. Sì. In realtà nella Rai non l'ho mai vista sta cosa. No, ma neanche le vedi, a meno che forse lo vedrai di notte qualcosina, ma raramente. Ma qua invece sono andati a fondo, Guarda che la Rai fa una roba impressionante, cioè nel senso che la Rai è organizzata specialmente a sostenere il Vaticano e a riprodurre ciò che dice il Vaticano. Per cui la Rai è. Perché quando ho visto il codice da Vinci hanno detto un centesimo di quello che ho visto su questi reportage, su queste spiegazioni. Dovremmo vedere un po' di più per capire come funziona. Fai conto che io sono andato a controllarmi tutte le citazioni, no, dei gnostici che hanno fatto nel codice da Vinci, erano tutte corrette. Ecco.
cui no, a mio avviso è un film ben non riuscito, è... che è significativo comunque. Sì, è un giallo, cioè è una storia, capisci? Cioè non è che sia una ricerca di una verità diversa, di no, qualcosa di diverso. È una storia. E in quella storia però è costruita rispetto a delle basi. Cioè, che io... però secondo me lui ha attinto a questi documentari. Sì, sì, ma è introdotto in questo senso, altrimenti non riporterebbe determinati. No, ma l'idea era un'idea che già circolava da 80 anni, 100 anni, cioè non è che fosse un'idea originale, no. Cioè, lui l'ha costruita a modo suo con tutta una serie di supporti, infatti ha fatto arrabbiare Umberto Eco perché Umberto Eco ha fatto una storia simile con Pendolo da Vinci, solo che non ha... Pendolo di Foucault, sì, scusa. E che però non ha avuto la stessa incisività. No, non è stato pubblicizzato tanto. No, all'inizio si fece epoca perché parlava di tutti i gruppi gnostici e religiosi che sono succeduti nella storia, no? Cioè andavano alla ricerca della una specie di grana anche là. Però non ha avuto la stessa incisività, anche perché bene o male Eco era un cattolico, per cui non avrebbe mai permesso. Un'altra cosa, ti dico un altro titolo e dopo scatto. Dimmi. Sto leggendo in questi giorni la banda della, quei bravi ragazzi. Della Mariana? Della Sciarelli. Che racconta, scusa un attimo. Dimmi. Dai Andrea. Sì. Che sta, hanno indagato, sono anni che indagano su questa banda della Magliana, sì, della Orlandi rapita che vive in Vaticano. E c'è la schifezza, più da qui capisci chi va in chiesa com'è, scusami, dico sempre le solite cose, c'è un bastardo, portatore di droga, assassino, stupratore di bambine, seppellito nella cappella di sua maestà. Ma aveva fatto a maggior gloria di Dio. Guarda che, Paolo di Tarso è chiaro su questo. Lui dice, se io il delitto lo faccio per la carne, sono un assassino, ma se io lo faccio per lo spirito, maggior gloria di Dio, io sono nella gloria di Dio. Cioè, se la gente poi non capisce cosa vuol dire, quello è un altro discorso. Guarda che Paolo di Tarso è preciso su questo, è ideologia cristiana. Ora gli assassini, scusa. Ma infatti, è questo che cerchiamo da 10 anni di far capire alle persone. Devo dire una messa, passa tutto e amen, cioè, è pazzesco. Guarda che loro, ammazzando in nome di Dio, loro non commettono nessun peccato. No. Cioè, le persone non si rendono conto del significato della loro stessa religione, del cristianesimo, e gliela girano bene, C'è mio figlio che mi sta dicendo che agli occhi degli altri mi incompie nessun peccato, perché è Dio che io risegue, Mosè, è Dio vero. Vabbè Andrea, è come se osi un cosa pensa così, mi no. Scusa un attimo. Pronto? Sì? Sì, ciao, sono ciao. Andrea. Dimmi. No, stavo solo dicendo che agli occhi degli altri, dei fedeli che li seguono, non compiono nessun peccato. Ma sappiamo benissimo che i peccati li compiono. Del resto la Chiesa, ma non solo la Chiesa, ha sempre ucciso nel nome di Dio. Ma perché la Chiesa? Se noi seguiamo veramente la legge di Dio, sappiamo che è diversa la storia. Ma non è così. Se tu segui davvero la legge di Dio, tu puoi ammazzare il nome di Dio. Perché questa, cioè tu non hai una dottrina che ti dice diverso. La dottrina ti dice questo. Che poi noi dal punto di vista civile aborriamo, perché noi abbiamo la consapevolezza che la legge si applica a tutti, si applica anche al legislatore, al capo dello Stato, la legge si applica anche a Dio nella nostra concezione, ma questa è una concezione che nasce nell'illuminismo, cioè allora chiaramente viene trasformata, ma per quanto riguarda l'assolutismo cristiano la legge non si applica mai né a Dio, né al Papa, né al Re, né a tutta la gerarchia, si applica soltanto ai sottoposti, e questa è dottrina. Cioè letteralmente è questo. Poi noi abbiamo la coscienza della legge civile che invece si applica a tutti, ma questo è una cosa che nasce con l'illuminismo. Sì, però un'altra cosa bisogna tener conto, che la dottrina che noi seguiamo di Dio, quindi la Bibbia è da interpretare, non è da seguire la lettera, no. Perché come saprai benissimo la Bibbia è anche stata redatta da
Allora, dagli uomini. Allora, attento, il catechismo della Chiesa Cattolica dice che la Bibbia è parola di Dio e deve essere interpretata letteralmente, catechismo della Chiesa Cattolica del 1994, per cui è fatto in pieno Concilio Vaticano II. Per cui è chiaro che noi, a noi queste cose ci disturbano, no? Perché noi siamo convinti che sia diverso. E adesso devo anche mettere giù perché ho finito. Però, a noi ci disturbano, però la Chiesa Cattolica li considera così. Se vuoi ti porto il catechismo della Chiesa Cattolica, no, te lo leggo. L'ho fatto anch'io, quindi. No, ma io c'ho l'originale. Ah. Cioè io ho il testo originale, il catechismo romano e il catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, perché devo usare i testi originali, se no non faccio niente io. Ok, metto giù. Ti ringrazio. Grazie a te invece, ciao ciao. Ciao ciao. Chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per questa sera alle 19. Ciao ciao ciao. Scusate perché vado immediatamente, anzi, con la pubblicità. Quale pubblicità? Niente, quella del presidente. Ciao a tutti. Ciao ciao.